Signori, ormai lo sapete, quando in alto a sinistra ci stanno dei controller per le vocazioni e ci troviamo in un banner nella quale andremo a pullare, beh, anche per voi, a schermo, da qualche parte durante il corso del video, saranno presenti dei coupon che contengono al loro interno dei controller per le vocazioni. In conseguenza, signori, prima di partire vi chiedo di lasciare un like al video per supportare il canale. Direi di partire immediatamente con il pull. Speriamo di sculare qualcosina, non che il personaggio mi interessi più di tanto, però abbiamo sti 30 controller, speriamo che ne esca qualcosa fuori. Oltre a questo ci andremo a leggere anche il nuovo fumetto, romanzo, non so cosa sia uscito nella locanda, e vediamo pure lì che cosa ci viene raccontato. Sarebbe figo ottenere il personaggio così, giusto per, dato che stiamo comunque spendendo delle risorse sono nei controller, però per il momento sembra non uscire assolutamente nulla, quindi una faccina felice, una faccina triste, ed ovviamente la prossima sarà una faccina apatica, perché insomma non sta uscendo niente, veramente pochissime risorse, anche inteso come cristalli. Però magari con i vostri controller sarete più fortunati di me. Ovviamente prima dovete riuscire ad aggiudicarvelo, quindi fatemi sap tramite un commento. E qui, signori, è esploso il mondo e più. In 30 controller mi sa che siamo riusciti a beccare il personaggio, a meno che ho un doppione. Però con tutto sto sflesciamento della scatola, secondo me è proprio quello che cerchiamo, è un personaggio nuovo, signori. Il premio per il migliore eroe di Canterbury è per Chunryu Monaco Cyborg. Ovviamente tutti i personaggi maschili presenti su Guardian Tales o sono The Cyborg o sono The Robot o diventano femmina. C'è sta. Ho sentito che qui alcuni portano avanti la tradizione del pugno Shen. Non vedo l'ora di scoprire come si è evoluto. Ok, abbiamo ottenuto questo nuovo personaggio, ovviamente gli manca la sua arma. Non pullerò almeno per il momento la sua arma, ma fatemi sap come vi sono andate anche a voi le pull. E abbiamo il terzo romanzo di Evenwald, I racconti del Monte Shen. Beh, andiamo a guardarci anche questo. Il romanzo dovrebbe essere un attimino più lunghetto rispetto a qualsiasi altra cosa, però vediamo, vediamo. Maestro, ti ho conosciuto 30 anni fa. Sei sempre stato la mia guida. La mia vita sarebbe finita 30 anni fa se tu non mi avessi trovato. Esaminiamolo. C'è un'emorragia in corso. Sta perdendo dell'olio perché... ingegneri, insomma, cyborg. Bisogna iniettare subito il sangue artificiale. Sentivo parole incomprensibili. I muscoli degli arti sono danneggiati. Il nucleo energetico è distrutto. Anche gli occhi e la schiena sono compromessi. Oh, i medici. Non pensavo che qualcuno mi avrebbe ancora aiutato. Beh, posso dire che comunque l'estetica in questo modo è fighissima di questo personaggio. Cioè sta. Questa estetica mi piace un botto rispetto alla versione cyborg. Non so se c'è il suo costume, però sarebbe figo, nel caso glielo compro. Muten, palesemente il genere tartarughe. Namu Amitabul, una cosa del genere. Quando ti ho visto l'ultima volta alla gara di arti marziali, pensavo che saresti diventato il prossimo maestro delle nostre arti. Com'è possibile? Il motivo è semplice. Io, Chunryu, ho fallito. Non ho realizzato il mio sogno di affermarmi nelle arti marziali, neanche quello di poter stare con la mia amata. Ora sogno di riavere le mie braccia, le mie gambe.
Maestro, proseguire sarebbe imprudente. Nemmeno con la tecnologia medica di Kamazon è possibile salvare questo paziente. Continuare così non farà che intensificare il suo dolore. Anche l'estetica di questi due androidi, credo, è fighissima, mi piacciono un botto. Anche se riusciamo a salvargli la vita per miracolo, la sua aura interna andrà perduta perché il suo nucleo energetico è distrutto. I muscoli sono tutti danneggiati, non può muoversi. È meglio lasciarlo in pace, lasciarlo andare in pace. Cosa mi resta se devo rinunciare alle arti marziali? Le ho amate fin da giovane, per questo ho studiato e mi sono sempre allenato. Tutti ridevano di me perché avevo un sogno che non si addiceva a un orfano dei bassi fondi. Quando fui accettato nel clan paradisiaco, tutti mi guardarono dall'alto in basso perché ero un bambino testardo e di umili origini, ma non mi sono mai arreso. Amavo le arti marziali e ho amato vedere me stesso cambiare. E ora devo rinunciare a tutto questo? Voglio che applichiate la procedura che Luiz ha promesso a me. Serve un intervento chirurgico cibernetico, livello 3. Leivello. Leivello, non è livello, è leivello 3. Ora che l'albero del mondo è bruciato, possiamo usare la chirurgia di livello 3 su una persona, maestro? Pensaci bene. Ok, quindi è ambientato 500 anni fa, più o meno, quando c'era ancora Kaden, probabilmente. Lui ha conosciuto Kaden, ci ha combattuti insieme. Vi supplico. D'accordo, salveremo quest'uomo. Lo giuriamo sull'onore della Kamazon Corporation. Fighissima l'estetica delle due androidi. È passato molto tempo da quando sono diventato un cyborg. All'inizio mi era difficile persino camminare, ma sono riuscito ad adattarmi un po' alla volta grazie al mio maestro. Mi ha insegnato le arti marziali che posso praticare con il mio nuovo corpo cyborg. Con la pratica ho potuto anche recuperare la mia aura interna, che era quasi esaurita. Il sostegno che ho ricevuto dal maestro e da Kamazon è stato superlativo. Sapevo che nella mia vita non mancava niente, eppure non mi sento mai a mio agio. Quando chiudo gli occhi ricordo quel giorno come se fosse ieri. Te ne vai? Considerando le ferite che hai riportato, deve essere una decisione difficile. La vendetta è come una fiamma che si consuma. So che non riuscirò a ripagare la tua generosità neanche in una vita intera, ma non posso rinunciare a questo. Puoi ripensarci? Non ti ho ancora raccontato una cosa. Quando ero nel clan paradisiaco, ci fu una gara di arti marziali. Il vincitore avrebbe preso in sposa Pearl, la figlia del maestro del clan, del quale avrebbe poi ereditato il titolo. Tutti pensavano che avrebbe vinto qualche rampollo di una casata nobile, si pensava che fosse una farsa. Me lo ricordo bene, a quei tempi l'allievo più anziano del clan era il favorito. Io e Pearl stavamo insieme, anche se non ci vedevamo mai, così decisi di sfruttare quell'occasione per poter essere accettato come suo fidanzato ufficiale. Tuttavia, dopo la mia vittoria contro l'allievo più anziano, successe qualcosa che non mi aspettavo. Il mio sfidante disse che io, il maestro e il maestro del clan praticavamo le arti marziali oscure, per questo era stato sconfitto. All'inizio protestai con rabbia per l'assurda accusa, ma il problema era che sia nel mio alloggio sia in quello del maestro erano stati trovati dei libri sulle arti oscure. Non è possibile, il clan paradisiaco e il maestro, perché mai praticare le arti oscure?
Hai ragione, non può essere. Deve essere stato l'allievo a escogitare tutto. Il maestro e io fummo accusati di essere spie del clan Vipera. In seguito il maestro si costituì. I muscoli di tutti i miei arti furono recisi e il nucleo energetico fu distrutto prima di essere abbandonato sulle montagne. In poche parole l'hanno tipo smembrato, tra virgolette, una roba del genere, perché pensavano che avesse barato utilizzando roba oscura. E a quel punto ti trovai. Ricordo ciò che mi avevi detto sul fatto di offrire misericordia ai nemici. Cercai di resistere, tuttavia, con il passare del tempo. Non riuscivo a dimenticare il sorriso beffardo dell'allievo anziano mentre teneva Pearl tra le braccia. Sta cosa fa incazzare, effettivamente, eh? Ogni momento lo rievocavo più vividamente e mi faceva soffrire tantissimo. Namo Abitabul. Non so se è giusta la pronuncia. Non posso trattenerti. Avrei un altro favore da chiederti. A meno che non sia veramente inevitabile. Puoi cercare di non uccidere nessuno. Va bene, lo prometto. Prima di raggiungere il clan paradisiaco, avevo molti pensieri. E se l'allievo anziano si fosse pentito e avesse lasciato le arti marziali per sempre, su chi dovrei vendicarmi, allora? Se scopro la verità e caccio l'allievo, potrei perdonare il clan di cui facevo parte. Non aveva senso. L'allievo anziano era già diventato maestro. Il clan paradisiaco era diventato famoso per aver fermato i piani del clan Vipera. Bloccateli! E il clan Vipera ci stanno attaccando! Ah! All'inizio cercai di spiegare ai miei compagni del clan che ero stato accusato ingiustamente. Ma nessuno mi ascoltava. Dicevano che ero diventato un mostro, uguale ai membri del clan Vipera. Finì per usare la forza come previsto. Il clan cedette fin troppo facilmente, come a dimostrare che tutta la mia preparazione fosse stata inutile. Chi tentò di sfidarmi cadde al primo colpo. Fatevi avanti. Ora dovrei chiamarti maestro. Fatti avanti, ora dovrei chiamarti maestro. Come? I tuoi muscoli sono fuori uso e il tuo nucleo energetico è distrutto. Compagni, proteggete il vostro maestro, subito! Così a random, un codardo, cioè guarda che non si vuole manco mettere a tu per tu. Maestro, non è rimasto nessuno. Cioreo, sei un infame! Ti ho offerto misericordia e tu mi ripaghi così! Avrei dovuto ucciderti. Si raccoglie ciò che si semina. Sarebbe colpa mia! Ho solo rivendicato ciò che era mio. Mi aspettava comunque fin dall'inizio. Tutta quell'attenzione, la vittoria della gara di arti marziali, perfino il titolo di maestro. Non avrei dovuto architettare tutto ciò se non fosse stato per te. Hai rovinato tutto. Beh, c'è la confessione, l'hai registrata in qualche modo. Se un cyborg avrai un registratore incorporato, no? No! Qualcuno mi si parò davanti. Cioreo, smettila, ti scongiuro. Per? Lo so, ciò che ha fatto non potrà essere perdonato, neanch'io lo perdono. Ti prego, in ginocchio, senza di lui, il pensiero che il mio bambino cresca senza un papà. Hai detto il tuo bambino? E in quel momento mi accorsi che il corpo di Pearl era cambiato. Il vincitore della gara di arti marziali non aspettava solo il titolo di maestro. Avrebbe ricevuto in sposa anche la figlia del vecchio maestro del clan, Pearl. Ti prego. Mi dispiace. Forse ero sotto shock.
Le voci attorno a me si facevano più lontane, non le sentivo quasi più. Molti dei membri del clan rimasero gravemente feriti a causa mia. Anche Pearl si piangeva e si disperava. Portando avanti la mia vendetta, ho fatto soffrire persone a cui voglio bene. Potrei rimediare sparendo dalle loro vite, ma allora che senso ha avuto tutto ciò che ho fatto? Mentre vagavo senza meta, senza più avere uno scopo, mi resi conto di avere ancora la luce della salvezza ricevuta dal mio maestro. Dopo molte ricerche trovai il mio maestro, in giro per il mondo che aiutava i bisognosi. Non mi chiese nulla e mi accolse con un sorriso, così iniziai a seguirlo, mentre mi impartiva le lezioni del Buddha. Ancora un po' a destra. Così va bene? Perfetto! Ora al mio 3. 1, 2, 3. Grazie! Non sapevamo cosa fare dopo che il ponte è crollato per l'alluvione. Questo dovrebbe essere più robusto, eh? Sono felice di essere d'aiuto. Come possiamo sdebitarci? Ma va, non vogliamo essere pagati per qualcosa che facciamo di nostra spontanea volontà. Non tutti quelli che abbiamo aiutato sono stati gentili. Alcuni hanno cercato di approfittare della nostra generosità, mentre altri ci hanno denigrato. Ma in realtà moltissime persone mi hanno ripagato con delle buone azioni. Maestro, c'è stato un motivo che ti ha spinto a iniziare ad aiutare gli altri? Un motivo? Beh, in effetti sì, giravano voci su una donna che sapesse usare il potere sacro. Il potere sacro? Nessuno poteva usarlo dopo che l'albero del mondo fu distrutto. Chi è? Lo dicono? Sì. Sorprendente, in un'epoca in cui persino gli dei avevano difficoltà a usarli, ma la cosa più incredibile è che avevo usato questi poteri per aiutare gli altri. Mi scuso, maestro, ma è raro che chi ha il potere aiuti gli altri. Non credo sia possibile, ma forse stavolta era diverso? Alcuni sacerdoti, che non avevano il potere sacro, pensavano che lei fosse una strega. Misero in giro questa voce, siccome era un pericolo di incertezza. Siccome era un periodo di incertezza e confusione, la voce si diffuse in fretta. Più azioni buone compiva, più dimostrava di essere una strega. Nonostante ciò, non si fermò e continuò ad aiutare i bisognosi. Qua la gente è stronza, signori. Tu fai del bene e te trattano male. Fai del male e t'ammazzano. Se fai del bene, anche se te trattano male, t'ammazzano e quindi muori. È un mondo crudele. Una donna si è sacrificata per aiutare la gente, nonostante sia stata definita una strega. Ho pensato che non potevo essere motivato solo dalla mia illuminazione. La salvezza invece dell'illuminazione è davvero una persona straordinaria. È una santa buddista, anzi, l'incarnazione vivente di Buddha. Sì, vuol dirlo forte. Quel giorno mi prefissai un nuovo obiettivo, come la volta in cui il maestro mi salvò, quando ero accecato dalla vendetta. Come la donna straniera che salvava gli altri. Anche io decidi di salvare chi soffriva in giro per il mondo. Il mio maestro, che pensavo sarebbe stato eterno, dopo 30 anni non riusciva più a contrastare il passare del tempo. La sua salute si era deteriorata rapidamente e ora non riusciva nemmeno ad aprire gli occhi. Il maestro non mi ha detto tutto, tuttavia sentivo che ci stavamo per dirci addio. Chureo, ci sei? Sì, maestro. Deve essere stata dura per te sopportare questo vecchio maestro.
Hai deciso che strada intraprendere? Ho visto qualcuno che aveva salvato il mondo e che ha continuato a lottare per salvarlo di nuovo. Mi disse che era una lotta inutile e che non avrebbe portato a nulla, tuttavia. I suoi sforzi per salvare le persone care non erano vani ma piacevoli. Aspetta! Clara? La donna? L'albero del mondo è stato bruciato e Clara è riuscita comunque a curare la gente perché il suo obiettivo era quello di curare la gente. I pezzi si combaciano, secondo me, signori. Il puzzle prende forma pian piano con tutti questi eventi, perché adesso qualsiasi cosa ci sta parlando del passato. Devo partire con i videoteorie, lo so, sono forse anche un tantino in ritardo, non c'ho tempo. Partiamo anche con i videoteorie, prossimamente vi assicuro che lo faremo, non so quando, però lo faremo. Sono stati piacevoli, perché questo qua l'abbiamo detto. Ho deciso di dare il mio aiuto e partire. Le camelie sbocciano nel ghiaccio gelido sulle montagne. Il fiume di Shen scorre sempre verso est. Per quanto si snodi, Giureo, sei sbocciato anche tu come un bellissimo fiore. Se questa è la tua scelta, allora deve essere la via giusta. Sì, maestro, le camelie che hai curato sono fiorite nonostante il freddo estremo e non sono appassite a causa del sentimento di vendetta. Mi faccio carico della tua infinita misericordia e volontà. Sono ancora un monaco dalla testa dura, ma farò sbocciare un nuovo fiore in questo mondo. Va bene, è giusto così. Fighissimo come si svampa, bellissimo. E ha creato le perle che lui utilizza. Il maestro raggiunse il nirvana, il suo corpo divenne tutto dorato e svanì, lasciando delle sfere d'oro. Guardai le sfere e le raccorsi, una per una. Era come se emanassero il calore del maestro. In quel momento sentì dei passi dietro di me. Aoyuki che parla con Shureo, se n'è andato senza lasciare traccia dopo essersi liberato dai sentimenti in sospeso. È come se vedessi l'ascesa al cielo di un saggio. Se hai bisogno di più tempo, posso tornare più tardi. No, va bene così. Allora, andiamo. Kaden sta aspettando. Vedi che c'è qualcosa con Kaden? Però è dopo che l'albero del mondo è stato bruciato. Ok, interessante, interessantissimo. Ne parleremo, come detto, nei videoteorie. Arriveranno prossimamente, spero di farcela a fare robe. Ma mi raccomando, lasciate like sotto al video. Fatemi sub se siete riusciti ad aggiudicarvi uno dei coupon presenti al video. E noi ci rivediamo ad un prossimo video di Guardian Tales o qualsiasi altra roba che vi porto sul canale. Alla prossima, ciao a tutti!